Amici sportivi dell'Hockey su Pista, buonasera dalla pista Mario Parri di Grosseto. Stasera è un evento, un match molto importante, il ritorno del preliminare playoff tra Circolo Pattinatori Edil Fox Grosseto e Sarzana. La partita è terminata con una sorta di magia del Grosseto, che è andato a vincere sulla pista di Sarzana con grande merito, peraltro, per 7-3 mercoledì scorso, di fatto in qualche modo ipotecando il quarto di finale che dovrà essere disputato con il Lodi. Il Sarzana, fresco vincitore della Coppa Italia, non è riuscito ad opporre resistenza al Grosseto, che ha appunto amministrato il match vincendolo in maniera assolutamente meritata. Il risultato è lì a dimostrarlo. Ed ecco che davanti a una buona cornice di pubblico lo speaker ci racconta la formazione biancorossa, che questa sera ha l'opportunità di entrare nella storia. Federico Paghi, allenatore esperto, dicevo, ha ricordato che non abbiamo ancora fatto nulla, l'ho detto anche nelle interviste prepartita, sono ancora 50 minuti, tutti quanti da godere e soprattutto da soffrire. C'è qualcuno anche che è arrivato da Sarzana per sostenere la propria squadra. È chiaro che i rossoneri comunque in qualche modo devono continuare e provare a crederci. Il Grosseto ha due risultati a disposizione, ovvero il pareggio e naturalmente la vittoria. Il Sarzana in teoria, anzi in pratica, deve solo vincere. Una match dunque che si preannuncia di grande intensità. Sono stati chiamati a dirigerlo due arbitri di esperienza. Che sono Ulderico Barbarisi e Carlo Ivorio, l'ausiliario è Pierpaolo Montomoli. Per quanto riguarda le formazioni, il Sarzana rispetto alla volta precedente lamenta un'assenza sicura, quella di Cinquini. Sono in otto a referto stasera Simone Corona, Paul Galbas, Pablo Miguel Nagera, David Borzi, Lorenzo Angeletti, Johan Galbas, sono due fratelli, Francesco Rossi, Francesco Di Rinaldi e Alessio Bianchi. Il Sarzana nella tradizionale casacca rossonera, il Grosseto invece tradizionali colori che contraddistinguono anche il simbolo della città, il bianco e il rosso, maglia bianca con richiami rossi e pantaloncini rossi. Il quintetto che questa sera manda in pista Federico Paghi, vede schierato davanti a noi Paghi, poi abbiamo Mount, indietro c'è naturalmente Rodriguez. Si parte, è iniziato il match e poi naturalmente Pablo Saavedra con il numero 5. Intanto ci prova subito il Sarzana con Borzi, che ha impegnato l'estremo difensore biancorosso. In pista anche Francesco Rossi con il numero 57, Borzi con il 7, abbiamo ricordato, poi con il 55 Juan Joan Galbas e con il numero 5 Paul Galbas. Il Grosseto rispetto al partente Franchi di solito
mette in pista Mount. Paghi. Rodriguez prova a darsene, Rodriguez dando buona guardia quindi della retrovia rossonera. Ancora il Grosseto però a fare la partita. Mario Rodriguez ora a Mount che prova la staffilata e trova pronto l'estremo difensore rossonero. Ancora il Grosseto, Mount che scambia con Saavedra, poteva tirare direttamente in porta, Mount non l'ha fatto e Saavedra poi un po' decentrato non è riuscito a inquadrare la porta. È un Grosseto che parte bene, però il Sarzana intanto prova con un tiro di Johan Galbas, c'è un ingaggio a due, Borzi vince il contrasto con Paghi, Galbas, Paul Galbas, no, in pista i due fratelli Galbas, il tiro di Galbas, bella parata dell'estremo difensore biancorosso. E ancora il Sarzana a fare la partita in questo momento con Nagera, trova pronto l'estremo difensore biancorosso, contropiede del Grosseto, Mount all'indietro su Rodriguez, su Paghi in realtà. Rodriguez vista subito il volo su Saavedra. Saavedra prova la penetrazione, il tocco su Paghi, la respinta dell'estremo difensore rossonero e adesso risponde il Sarzana. Paul Galbas per Nagera sulla respinta, ma sulla pallina Paul Galbas. Rossi ha difficoltà, Rossi a stare in piedi, poi Mount lo spinge regolarmente e può imbastire l'azione d'attacco per il Grosseto. Mount che perde una pallina in attacco, errori che possono costare caro al Grosseto ed evidentemente da cercare di evitare. Mount, Saavedra, Mario Rodriguez, Paghi, mette una bella palla su Mount e poi subisce fallo, punizione a favore del circolo pattinatore Grosseto. Il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, le due squadre si affrontano a viso aperto. Cambio contrasto Paghi, Johan Galbas all'indietro su Pablo Nagera, prova la penetrazione ancora la squadra rossonera, Pablo Nagera, poi Galbas, Johan Galbas, da ricordare naturalmente che il Sarzana è fresco fresco vincitore della Coppa Italia, ha battuto praticamente di fatto la creme della creme del campionato italiano e quindi la sconfitta patita sulla pista di casa è risuonata come clamorosa, anche se il Grosseto naturalmente ha gli uomini per vincere le partite, lo ha fatto con grande merito. Mario Rodriguez, ancora Mario Rodriguez, lo scambio con Saavedra, cade a terra Mount che viene fermato irregolarmente, però c'è punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto. Siamo in una zona ottima della pista,
sul più o meno tre quarti ma centrale. Vedremo quale sarà la soluzione. Saavedra, Vadi, ancora Pablo Saavedra, Vadi, ha trovato lo scambio a volo con Mount che non è stato trovato. Può ripartire in Sarzana dunque. In panchina per il Sarzana c'è Mirko Bertolucci, stella indimenticata dell'hockey nazionale e uno dei grandi campioni di imbarcabili nell'era follonica, quell'era che ha fatto vincere la squadra del golfo. Intanto attenzione, Paghi dritto sul portiere, troppo centrale, ancora Paghi che insiste, poi perde palla, non riesce a girarsi. Vediamo l'azione d'attacco del Sarzana, lo scambio tra Pablo Nasera e Rossi, ancora Pablo Nasera che libera in mezzo all'area Rossi, fermata l'azione del Sarzana, può ripartire il Grosseto. Mount, diceva quell'era degli immarcabili che ha portato nella bacheca del Follonica praticamente tutto. Oggi Mirko è apprezzato allenatore. Della squadra ligure. Paul Galbas. Rossi, Paul Galbas. Il tiro. Intanto c'è il portiere del Sarzana che ha qualche problema, probabilmente il gioco è stato fermato, sta parlando con gli arbitri. Adesso riprende la sua posizione nella gabbia del Sarzana. Riprende con una punizione a favore della squadra ospite. Passaggio all'indietro, la botta da lontano di Joan Galbas. Palla facilmente controllata dalla difesa biancorossa che può di nuovo partire con Saavedra. Ora Mount, fermato da due avversari, insiste il numero due e poi viene fermato. Può ripartire la squadra ospite. Il tiro di Paul Galbas, la palla rimane ancora agli ospiti. Pablo Nasera, lui che mette in moto la retroguardia della sua squadra, prova con un tiro Joan Galbas, fermato da Fadi che attacca Rodriguez. Prima palla a Rossi, poi non riesce nell'impostazione del gioco d'attacco, risponde il Sarzana. Grande azione solitaria, bellissima peraltro, del numero 55 Joan Galbas, che porta in vantaggio la sua squadra. Il Sarzana deve recuperare il gap di 5 reti. In teoria saremmo a meno 4, però intanto è il Follonica di un Grosseto che risponde. Gran rete di Mount con un bellissimo scambio con Natovic.
e il circolo pattinatore Grosseto trova subito il pareggio. E sono passati per pochi secondi e la squadra biancorossa rimette a posto le cose. Ed è 1-1 a 16:45 da giocare nel corso del primo tempo. Ora Nagera, un tiro che termina oltre la delimitazione del campo, si riprende con una rimessa a favore del Sarzana. Si fanno sentire le due tifoserie. Intanto c'è Saavedra che attacca addirittura in difesa il numero 55 rossonero. Il Grosseto a fare la partita, Nacevic, Saavedra, Mount, vede Rodriguez, Saavedra. Nacevic. Nacevic, bello scambio di passaggi della squadra biancorossa, poi Rodriguez che tocca male la pallina che non può essere poi controllata da Saavedra, che partirà con una posizione a favore del Ferrara. Intanto c'è time out per fare un po' il bilancio fin qui, un pareggio che fondamentalmente fino a questo momento ci pare equilibrato anche per il gioco espresso in pista. Le squadre chiaramente non si risparmiano, vedete inquadrato Federico Pagli in primo piano che probabilmente non riesco a leggere molto il labiale da qua, probabilmente sarà impartendo dritte ai suoi. Intanto terminato il minuto di time out, lo circolo pattinatore Grosseto, Edwin Fox che dopo essere passato in svantaggio ha immediatamente raddrizzato la situazione. Intanto è entrato in pista Alessandro Franchi con il numero 9. La punizione però è a favore della formazione ospite, ma tutto in questo momento Juan Galbas, il tiro di Paul Galbas controllato in qualche modo dalla difesa ospite, dalla difesa di casa, anzi ripartono però gli ospiti. Juan Galbas, ora Nagera, Pablo Nagera, Juan Galbas, il tocco volto ancora su Nagera, prova il passaggio in profondità, capisce tutto Rodriguez, rilancia i suoi, Nacevic, Rodriguez, Saavedra, Nacevic, Franchi, viene ricalmato da Federico Paghi. Il Sarzana con Juan Galbas, ora Paul Galbas. C'è un tocco con la gamba da parte di Nagera, punizione a favore del Grosseto già battuta. Saavedra, Rodriguez, Saavedra, prende palla poi Franchi, chiamano il fallo ai grossetani che l'arbitro non accorda. Nagera fermato, recupera, risolve
Juan. Dal basso. Saavedra, Franchi, Rodriguez. Macevic, ancora Franchi. Saavedra ancora a fare la partita. Ha recuperato la pallina che sembrava persa. Macevic prova ad andarsene. Saavedra. Poi una palla in terra di nessuno, recuperata dalla squadra ospite. E ne va Nagera. Passaggio troppo lungo per il suo compagno di squadra Francesco Rossi. E allora è riuscito ancora a fare la partita. Franchi. Viene anticipato Rodriguez. Nagera. Rossi. Ancora Nagera. Nel frattempo in pista anche il numero 88. Ora un tocco sul fratello, poi dal basso. Il forte dei marmi ispirativi, prova a spingersi l'acceleratore, ma riparte il Grosseto. Mount, tiro sul portiere. Rodriguez, Saavedra, Pablo Saavedra, Rodriguez. Macevic, vede lontano Franchi, attaccato da due avversari, e mettono fallo su di lui. C'è time out, 4 falli per il Sarzana, nessuno per il Grosseto. Il numero 88 è Francesco De Rinaldis. Risultato tutto sommato equilibrato, questo 1-1 tra Circolo Pattinatori, Grosseto, Edil Fox e Gamma Innovation Hockey Sarzana. Il gol di Juan Galbas è stato recuperato. Dal pareggio immediato della squadra biancorossa. Dunque si torna in pista con 11 primi e 38 da giocare nel corso del primo tempo. Il direttore di gara che richiama un giocatore della squadra ospite, mi pare il numero 7, Nagera. Macevic, Rodriguez, Macevic, ancora Mario Rodriguez, Macevic, imposta su Saavedra, grande, grande Saavedra, grande realizzazione, il gol. Gol di Franchi, dovrebbe essere Franchi ad aver approfittato del tocco corto, anzi del passaggio ottimo di Pablo Saavedra, un passaggio veramente da manuale,
le giocate di Saavedra sono straordinarie. Non è tranquillo in panchina Federico Paghi, come dargli torto. Un allenatore di lungo corso Federico Paghi, dopo essere stato un portiere di ottimo livello, e giustamente soffre le sue partite, incoraggia i suoi ragazzi sino al 50° minuto. Rodriguez, Nacevic, Franchi, Nacevic, se ne va Nacevic, il passaggio sul Saavedra, ancora Saavedra, l'incubo stasera della squadra avversaria, il tocco su Franchi, c'è però un fallo, l'arbitro chiama la posizione. Intanto in pista è entrato anche Davide Borzi. È il capitano della squadra. Borzi, perde palla Borzi. Nacevic, un po' decentrato, non riesce a concludere il contropiede. Il Grosseto comunque rimane in possesso palla. Rodriguez, servito da Franchi, ora Saavedra, Rodriguez, Franchi, Nacevic, Saavedra, Nacevic, lotta con Ioan Galbas, ma è il giocatore ospite a mantenere la pallina, ancora Ioan Galbas. Ora il Sarzana prova a imbastire un'azione d'attacco. Fa buona guardia la difesa grossetana. Mario Rodriguez praticamente si libera di due avversari. Nacevic, ancora Rodriguez, Saavedra. Fallo contro Saavedra. Punizione già battuta. Borzi, Paul Galbas, impegna l'estremo difensore biancorosso. Franchi, Saavedra, Nacevic, ricordiamo che dall'incontro di questa sera uscirà la squadra che affronterà il Wasken Lodi. Borzi, Galbas, fermato, poi prova il tiro di Rinaldis, fa ottima guardia all'estremo difensore biancorosso. Saavedra, adesso il Sarzana prova ad alzare il ritmo, intanto però il Grosseto ci ha provato, dicevo, il Grosseto ci ha provato, non è andato a buon fine, a buon segno
il tentativo di Franti che aveva colpito peraltro anche il portiere. L'arbitro però non ha fermato il gioco, che si è fermato in questo momento il time out. Intanto è pronto Serse Cabella ad entrare in pista. I suoi giocatori Federico Paghi. La panchina inquadrata è quella del Sarzana, dove vedete i giocatori che stanno prendendo disposizioni da Mirko Bertolucci. Simone Corona torna nella sua porta, c'è la punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto. Rossi, bello scambio con Corona, Paolo! Sarzana colpisce il palo, la botta di Corona, il palo salva la capitolazione, ancora però Corona che insiste. Questo un po' di stizza di Rodriguez. Il Grosseto non deve assolutamente mai perdere l'attenzione, perché il Sarzana può colpire in qualsiasi momento. Ha naturalmente gli uomini per farlo. Franchi, grande azione di Franchi, che impegna il portiere del Sarzana con il caschetto. Salva la sua porta dalla capitolazione. È un botta e risposta che ci piace molto. È un hockey veloce che ci piace particolarmente. È una partita che fino a questo momento indubbiamente ci piace, ricca di spunti e anche di qualche occasione, oltre che naturalmente alle tre reti fino a questo momento segnate. Il Grosseto è in vantaggio per 2-1 sul Gamma Innovation Sarzana. Punizione a favore di Biancorossi. La squadra di Padi prova ancora ad attaccare, a fondare la squadra rossonera. Risponde però colpo su colpo. De Rinaldi spermato, Nacevic prova ad andarsene veloce, Franchi in mezzo a due avversari, fermato fallosamente, c'è il fischio del direttore di gara. Serse Cabella in pista insieme a Nacevic, Mario Rodriguez e Franchi. Non si concretizza questa azione d'attacco del Grosseto, risponde il forte il Sarzana, che mi scusa. David Morsi, passaggio su Nagera. De Rinaldis. Ancora il Sarzana. Young al basso. Poi sulla ripartenza Nacevic. C'è fallo fischiato dal
anzi c'è una pallina che colpisce il direttore di gara, che rimane dolorante. Si può ripartire, per fortuna niente di grave. Rodriguez raccoglie un contrasto, anzi la pallina proveniente da un contrasto. Franchi fermato, Borsi, Rinaldis. La buona guardia, la difesa biancorossa. Riparte con Nasovic. Cabella, ora Franchi. Il Sarzana, chissà perché in mente Forte dei Marmi, chiedo scusa agli amici che ci seguono da Sarzana, c'è un po' di confusione che non ci permette di lavorare. Tranquillamente, ancora scusate, ovviamente, ancora scuse. Sarzana, ribadiamolo ancora una volta. Intanto Franchi lancia lungo su Cabella, messo giù, non c'è fallo per l'arbitro. E allora riparte la squadra ospite, il tiro di Juan Galbas. Nacevic, nulla da fare. Davide Borsi. Poi Nagera di Rinaldis. È bravo il portiere biancorosso, ancora però il Sarzana. Sulla ribattuta del portiere, ecco il Grosseto. Cabella. Rodriguez. Ancora Mario Rodriguez. Prova a penetrare nel muro rossonero, viene fermato, poi la squadra ligure fa buona guardia e può ripartire con Juan Galbas. Borsi, Juan Galbas, ancora Borsi, Nagera, il tiro di Nagera, respinta dell'estremo difensore biancorosso. Fa buona guardia, 1 minuto e 57 al termine del primo tempo. Sarebbe importante non subire la rete, evidentemente, anche dal punto di vista psicologico. Paghi, questa palla Rodriguez, sbaglia la calcio. Cabella, e poi c'è un richiamo a Mirko Bertolucci. Una partita dai tanti motivi, naturalmente, mai chiaramente degenerata, è evidente, molto corretta, ogni tanto qualche richiamo dell'arbitro, però fondamentalmente partita fino a questo momento corretta, che il Grosseto conduce con il punteggio di 2-1, ma il primo tempo mi pare di poter dire, almeno fino a questo momento, abbastanza equilibrato. Una punizione a favore della Gamma Innovation Sarzana.
ed è la squadra ligure che prova l'attacco sotto la porta biancorossa. È costretto ad un'altra soluzione l'attaccante rosso-nero. Ancora però insiste Paul Galbas, ferma bene Menichetti, ancora Paul Galbas, dovrà andarsene in velocità il fratello Juan Galbas. È ancora il Sarzana a fare la partita in questo frangente. 43 secondi al termine del primo tempo. Paul Galbas va a difendere la pallina. Saavedra, ma il fallo è a favore della squadra ospite. Chiede rispetto della distanza Galbas. Nagera, Juan Galbas, Nagera, 17 secondi al termine del primo tempo. Prova questo tiro da lontano Juan Galbas, e proprio sul finale, quando meno te l'aspetti, 7 millesimi di secondo, 7 millesimi di secondo, il Sarzana trova il pareggio. Disattenzioni che non dovrebbero verificarsi, ma capitano. Infatti termina il primo tempo proprio a 7 millesimi di secondo. Il Sarzana ha trovato il pareggio. Ci sentiamo tra poco per il secondo tempo di Circolo Pattinatori Edil Fox Grosseto, Gamma Innovation Sarzana, che al momento termina sul 2-2.
quando vuoi, Andrea. Ben ritrovati alla pista Mario Parri di Via Mercurio a Grosseto. Si gioca per accedere al quarto di finale, quarti di finale dei playoff scudetto del campionato di Serie A1 di hockey su pista. Questa è il turno preliminare, il Grosseto che difende la vittoria per 7-3 ottenuta sul campo di Sarzana mercoledì scorso. Il Sarzana deve recuperare 5 reti, nel frattempo però il punteggio è sul 2-2. Il Grosseto è stato in vantaggio di patto sino ad un secondo, anche meno dal termine del primo tempo. Il Sarzana ha trovato un gol, una disattenzione biancorossa, ha dato la possibilità ai rossoneri di trovare il pareggio. Naturalmente la cosa importante per questa partita, l'ho detto anche Federico Paghi all'inizio prima del match, è evidente, non bisogna abbassare la guardia e stare accorti ad una squadra che può sempre evidentemente far male, anche perché ricca di campioni, di gente che sa giocare a hockey su pista, insomma. In pista il Grosseto, il Sarzana sta rientrando, diciamo, con calma. Paul Galbas, che vediamo in questo momento inquadrato, e poi Mirko Bertolucci, eccolo qua, l'allenatore della formazione rossonera. Il Sarzana ormai da qualche anno ai vertici dell'hockeismo italiano, con una politica interessante. Il Grosseto, in caso di passaggio di turno, praticamente farebbe un salto di fatto nella storia. C'è un fallo su Rodriguez e poi il Sarzana che provano a fondo, non è riuscito, ma ancora la squadra ospite ad insistere. Rosa, Juan Galbas, ora ancora Rosa, si gira bene, prova il tiro, fa Rodriguez, fa buona guardia, Juan Galbas, il tiro, la risposta dell'estremo biancorosso, e poi è Saavedra, Rodriguez, Saavedra, che viene trovato con un passaggio lungo. Rodriguez, Mario Saavedra, poi Paghi, Nacevi, anzi Mount, si allunga troppo la palla, viene fermato, può ripartire il Sarzana. Il rischio di quello di perdere la concentrazione, e questo il Grosseto non se lo deve evidentemente permettere. Intanto si prova Juan Galbas e poi il fischio degli arbitri ancora per fermare il gioco, comandare una punizione, e dare qualche spiegazione a Francesco Rossi. Paghi, Mount,
Mario Rodriguez, perde palla. Saavedra. Ancora Pablo Saavedra, che prova ad andarsene in velocità. Riesce tutto bene a Mario Saavedra, che viene messo giù, ma fuori dall'area, e quindi c'è punizione a favore del circolo pattinatori Edwin Fox Grosseto. Il pubblico protesta per la decisione del direttore di gara, che ha visto il fallo fuori area. Paghi e Saavedra, ora Mount, tocca corto ancora con Saavedra, che palleggia la palla e poi la perde. Juan Galbas, Rosa ha problemi di equilibrio, e ancora il Sarzana che perde però palla. Mount, poi Galbas contro Mount, il numero 2 biancorosso, che poi alla fine perde palla, ma c'è un fallo su di lui non rilevato dagli arbitri. Ancora la squadra rossonera. Piuttosto bene tutto una sera, e ancora mantiene la palla per i suoi. Juan Galbas, ancora una sera il Sarzana, che prova a spingere sull'acceleratore e a fare la partita. Juan Galbas, d'altra parte la necessità è quella di recuperare il gap partito nella partita di andata. Paul Galbas, Magera, prova la staffilata da lontano. Juan Galbas ancora, Mount, ora Rodriguez. Rodriguez, Paghi, Saavedra, Paghi. Paghi praticamente perde palla. Magera, velocissimo il 7 rossonero. Uno scambio al volo con la palla che termina fuori, addirittura oltre il campo, si ripete in questo momento. 2-2 il punteggio fra il circolo pattinatori Grosseto e Sarzana. Saavedra, Rodriguez, Mount, Saavedra, Mount, Rodriguez, Saavedra si avventa sulla palla, viene poi fermato, ancora insiste Saavedra, grande giocata, Pablo Saavedra, straordinario numero del numero 5 bianco-rosso, poi mi pare un diverbio con il portiere del Sarzana, i due si sono presi.
Saavedra è stato subito calmato dai suoi compagni di squadra. C'è un richiamo ufficiale per il portiere ligure. I due vengono richiamati, Saavedra e il portiere della squadra del Sarzana. Il pugno tra i due, un segno di intesa. Ingaggio a due, praticamente la palla probabilmente era rimasta nei paraggi del portiere ligure. Saavedra aveva tentato di possessarsene. In maniera forse un po' cruenta probabilmente. Ecco da qui che è nato il diverbio, però subito risolto. Franchi, Nacevic, Rodriguez, Franchi, Saavedra, che comunque nell'azione precedente all'interruzione aveva fatto un numero stupendo, al quale mancava il gran finale, cioè il gol. Ancora Pablo Saavedra, il tocco all'indietro di Franchi, palla in mezzo restituita da Saavedra, non si conclude la triangolazione, la palla rimane però ancora al circolo pattinatori Edil Fox Grosseto. Mario Rodriguez, Nacevic, ancora il numero 4 biancorosso, Saavedra, Franchi, Rodriguez, Saavedra in mezzo per Nacevic, che non ha il tocco fortunato per concludere in rete. Un passaggio comunque molto molto invitante. Ancora Rodriguez, Saavedra, Franchi, Nacevic, Rodriguez, cade a terra, fallo su di lui. Nove falli per il Sarzana, tre per il Grosseto. Saavedra, Franchi, Nacevic. Adesso attenzione, prova a ripartire il Sarzana. Nacera, bene l'estremo difensore biancorosso, Mario Rodriguez, Nacevic. Ancora Mario Rodriguez, perde palla, attenzione. Alessandro Franchi fa buona guardia, difende la pallina e poi c'è un fallo da parte del numero 88 di Rinaldis, che viene messo fuori, cartellino blu, ma decimo fallo anche mi pare. Infatti ci sarà un tiro di prima. Sulla pallina è pronto il numero 8, Paghi. Momenti di grande emozione alla pista Mario Parri di Grosseto. 2-2 il punteggio, ma c'è un tiro di prima. Paghi contro Corona. Paghi, tiro, Paolo, ancora Paghi, alza e schiaccia, nulla di fatto, il palo ha negato il gol a Paghi. Intanto però sentiamo Franchi, il tiro, la palla non entra, è ancora il Grosseto che ci prova. Esce il Sarzana con Rossi.
stasera. Nacevic ruba palla, bellissimo Nacevic, il tiro nulla di fatto, però è un problema, insiste il circolo pattinatore di Grosseto. Rodriguez, Nacevic ha avuto una grandissima opportunità per portare in vantaggio i suoi. Franchi, Paghi, Nacevic, Paghi, Rodriguez, il passaggio su Paghi che poi subisce anche fallo, viene messo giù il numero 8 biancorosso. Minuti da giocare, time out. Di prima per il fallo su Paghi, Malt sulla palla, può partire Malt, tiro nulla di fatto, e la pallina che poi viene inviata sugli spalti tra il fuggi fuggi generale. Nulla di fatto, dunque la seconda punizione di prima non realizzata. Punteggio in equilibrio 2-2. Ovviamente di Fede Biancorossa incita la propria squadra, mi fanno sentire però anche gli ospiti da Sarzana. Intanto perde una palla Nasal, ancora il circolo pattinatore di Grosseto, Franchi, Paghi, Mount viene fermato. Attenzione, Nagera, che commette qualche errore di troppo, almeno un paio, intanto però contropiede del Sarzana, Paul Galbas, e ancora lui, Davide Borsi. Palla indietro su Nacera, con Galbas, se ne va Galbas, sempre molto pericoloso, molto pericolosa la squadra di Mirko Bertolucci. È un Grosseto però che da qualche minuto sta facendo la partita, intanto sbaglia l'appoggio Mount. In realtà non fa meglio Paul Galbas, però è ancora in attacco la formazione rossonera. Juan Galbas, per il fratello in qualche modo serve, ma attenzione, contropiede Mount, non riesce il Grosseto. Non è stata una palla persa in attacco dal Sarzana di fatto, poi Borsi che ha
aveva perso la stessa. Intanto c'è un bianco rosso infortunato e Mount che si alza, si spera per lui niente di grave. Dicevo, poi in qualche modo Mursi aveva perso la pallina, c'era stato il contropiede del Grosseto che non aveva dato esiti. Il risultato rimane invariato 2-2 alla pista Mario Parri di Grosseto. I giocatori delle due panchine inquadrata, ora la panchina del Grosseto, ora invece quella del Sarzana, con il tecnico che sta dando indicazioni ai suoi. E siamo pronti per ricominciare. ...13 minuti, 4 secondi da giocare. Partiti Saavedra, Franchi, Paghi, Paghi, finisce fallo in zona di attacco, punizione per il Grosseto dunque, che rimane in zona di attacco. È importante naturalmente non perdere la concentrazione, almeno un paio di occasioni ghiotte, ma forse anche di più probabilmente per i biancorossi, per allungare sulla formazione ospite. Intanto con Borsi fa ripartire i suoi. Paul Galbas, viene fermato Mario Rodriguez. Saavedra, Franchi, chiedo scusa, Saavedra, eccolo qua, Franchi, Rodriguez, Paghi, ancora Paghi, bellissimo scambio al volo. Direttore di gara, c'è la porta che non è nella posizione giusta. Può riprendere in questo momento. Paghi, Rodriguez, Saavedra, Paghi, provare a distanza, un tiro un po' telefonato, risponde la formazione ospite. Rodriguez, chiaramente ostacolato. Attenzione, battuta in questo momento. Rodriguez, un po' troppo lungo il passaggio su di lui, recupera. Una palla alta. Secondo l'arbitro è stata deviata da giocatore ospite e quindi la rimessa a favore del circolo pattinatori Edin Fox Grosseto. Secondo me è inutile insistere troppo.
Il gioco è ancora fermo. Giovanni Melichetti è alla panchina biancorossa. Adesso rientra nella sua gabbia. Rodriguez. Franchi. Franchi. Nulla di fatto. E poi il numero 5, Paul Galbas, praticamente dalla tre quarti trova il gol del vantaggio della formazione ospite. Il Gamma Innovation Sarzana dunque si porta in vantaggio. Franchi, Rodriguez, la squadra biancorossa avrebbe bisogno di ritrovare qualche gol che è mancato in questo secondo tempo, in realtà avrebbe meritato ampiamente, almeno in un paio di occasioni, ma nulla da fare. Poi il tiro dalla lunga distanza di Galbas, praticamente ha indovinato l'angolino giusto frettando Melichetti. Riparte il circolo pattinatori Grosseto. Paghi. Fallo non fischiato di Galbas. Davide Borzi, ancora Sarzana che spinge sull'acceleratore. Galbas. E poi c'è un fallaccio. Beh, insomma, Paul Galbas si lamenta anche, ha spinto in maniera molto robusta. Esce bene il portiere del Sarzana. E poi allontana con la stecca. Fa ottima guardia, ammaestrando la pallina, Rodriguez. Va Rodriguez, difende con le unghie e con i denti la pallina e poi però commette fallo, punizione già battuta, il Sarzana in contropiede, nulla di fatto, Rodriguez può ripartire. Franchi ruba palla, la mette giù Saavedra. Saavedra, Nacevic, Rodriguez, Franchi, Saavedra, all'indietro per Rodriguez, il tiro, insiste il circolo pattinatore Grosseto, ancora Saavedra, va in appoggio anche Nacevic. Fallo in attacco del circolo pattinatore Grosseto, 7 minuti 50 secondi al termine. Borzi prova il tiro, respinto, Nacevic, perde palla De Rinaldis.
ancora il Sarzana in attacco, però poi Saavedra recupera, ancora Saavedra, Pablo Saavedra, Franchi, Pablo, lotta con Pablo Mosera, rimane anche contuso. Time out. Una partita che in questo secondo tempo sta diventando anche combattuta, come è normale che sia. D'altra parte la posta in gioco è altissima. Avete visto il quadrato, adesso la panchina bianco rosso nera. Il primo piano sulla panchina del Rinaldi, eccoli qua, i giocatori rossoneri. Poco fa avete visto anche quelli bianco rossi. È una gara durissima. Atletico, naturalmente, ripeto, questo è un gioco di rischio molto importante. Ci si gioca il quarto di finale, dunque nella griglia dei playoff scudetto. Si riparte. Il Sarzana che attacca, però attenzione, perdono palle in attacco proprio i giocatori rossoneri. Franchi fermato, Borsi, Franchi cade, involontario il tocco di De Rinaldis, insiste il Sarzana con Nagera sulla respinta del portiere, ripartono i biancorossi. Nacevic, Rodriguez, Nacevic, Mount, Franchi, difendono un po' disordinatamente i biancorossi, che adesso possono ripartire. Nacevic mette in mezzo, grande l'uscita dell'estremo difensore ospite sull'intervento di Mount, veramente ha salvato la porta del gol. Poi c'è un fallo, fischiato a favore del Sarzana. Prova a uscire il Grosseto, attaccano sull'uomo i giocatori rossoneri. Questa palla andata lontano da Franchi, insiste la squadra ospite, e c'è un fallo proprio in favore dei rossoneri. Squadra rossonera in attacco, prova il tiro, Juan Galbas, Mount, Rodriguez,
Franchi, prova a andarsene Franchi, non c'è palla ma perde palla. Rinaldi, sola Juan. Galbas con il Sarzana, fermata l'azione d'attacco degli ospiti. Rodriguez, Franchi, fermato Franchi, per ripartire Gamma Innovation Sarzana. Moggi riesce a controllare la pallina. Franchi, Rodriguez, Mount, Rodriguez, Mount, Nacevic, questo passaggio arriva, Rodriguez, Mount, attenzione, Sarzana interrompe il break del Grosseto, Nacera di Rinaldi. Fallo su di lui. La palla deve essere messa esattamente al punto indicato dall'arbitro, che richiama Franchi. Juan Galbas, può ripartire. Per la palla in zona d'attacco i giocatori del Sarzana. Franchi, Mount, Nacevic, Mount, Nacevic, non c'è palla secondo l'arbitro, secondo me probabilmente sì, ma faccio un altro mestiere, insiste il Sarzana, break del Grosseto, Nacevic, volta fallo sul numero 4 biancorosso. E c'è. Il tiro di prima entra per batterlo Pablo Saavedra. Del pubblico, Saavedra, fare il portiere sulla respinta, Saavedra, ancora il portiere, che cosa grandiosa ha fatto l'estremo difensore del Sarzana. Il tempo scorre, 2:12, contropiede del circolo pattinatori Grosseto. Rodriguez, fallo su di lui, 1 minuto e 56 al termine del match. La partita molto combattuta, ma è cattiva. Tanto c'è un primo piano, vedo, su Federico Paghi, almeno dal mio monitor. Immagino, eccolo qua. Guarda il tabellone del tempo. Federico Paghi, naturalmente, grande tensione in panchina. Rodriguez,
Nacevic che vedrà la ribattuta, addirittura arriva sotto la porta ospite. Nacera, il tiro, la bella risposta del portiere biancorosso. Saavedra va giù, non c'è fallo. Contropiede del Sarzana. E Rinaldis. Scambio con Nacera. Poi il tiro per la lunga distanza, mi spinge il portiere biancorosso. Lacevic si conquista un opportunissimo fallo. Nacevic interrompe il break del Grosseto, la squadra rossonera. Grazie Barbarini, grazie. E poi c'è il gol del numero 7, Miguel Nacera. 4-2 a favore della Sarzana. Due secondi, Saavedra, fallo di Saavedra, riparte il circolo pattinatori e il Fox, scusa, il Sarzana. Rodriguez lancia Saavedra. Franchi, 15 secondi al termine della partita. Nacevic, che viene messo giù, e c'è un blu per Nacera. Che viene allontanato dalla pista. Prima se ne incaricherà Serse Cabella. Sei secondi dalla fine. Prende una lunga rincorsa Serse Cabella. Può partire Cabella, tiro, pare il portiere, ribattuta, niente da fare, l'estremo difensore rossonero respinge, finisce la partita. Il circolo pattinatori di Grosseto, nonostante la sconfitta per 4-2 sulla pista di Sarzana, accede ai quarti di finale dei playoff scudetto e affronterà il Huasca in Lodi. Una bella prestazione del Grosseto all'andata, forse un po' meno nel secondo tempo questa sera, che ha dato la possibilità agli avversari, pur molto forti, di vincere la partita. Erano 5 però i gol di differenza, il Grosseto ne ha segnati 2 e quindi naturalmente è stato mantenuto quel gap che poteva rendere più tranquilla la gara dei biancorossi. Il Sarzana dunque esce ai preliminari playoff, il Grosseto entra nella storia e accede ai quarti di finale. Ci ascolteremo, ci risentiremo qua dalla pista Mario Parri per raccontarvi il match contro il Huasca in Lodi. Buonasera a tutti voi.